Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Io sono Biazaku. Io sono Tatsuna. Oggi analizziamo Kevin Danso, difensore centrale austriaco del 1998, quindi c'ha 24 anni, alto 1,90 m. Di piede destro, ruolo difensore centrale, ma all'occorrenza può giocare anche come terzino bloccato, che attualmente gioca nell'Lens. Lens. O Lens. Vabbè, facciamo Lens. Prima di iniziare con i pro e i contro, vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che escono su questo canale. E se volete, con un commento, consigliateci altri giocatori da analizzare. Quindi Tatsuna, secondo te quali sono i pro e i contro di Kevin Danso? Allora, all'apparenza questo giocatore ruba l'occhio per il fisico. Ricordiamoci che peraltro era un calciatore che quando era piccolo non voleva fare il giocatore perché diceva che il calcio era noioso. Poi evidentemente sono arrivati i primi i contratti e ha pensato, ah, però questo sport un po' divertente lo è. E peraltro cominciò da attaccante lui, cosa ancora più interessante, e lo si vede spesso nelle sue giocate. In realtà ha fatto anche l'esterno, quindi calciatore che è riuscito a fare più cose e quindi spostandolo difensore, poi un po' come fece anche De Ligt, acquisì tutte le capacità che avevano gli altri giocatori in un ruolo che apparentemente non ne ha bisogno. E perché quindi ho cominciato dicendo all'apparenza sembra che la sua caratteristica migliore sia il fisico imponente, perché poi in realtà sono le caratteristiche tecniche quelle un po' più interessanti per lui, perché è un giocatore molto veloce. Grande senso della posizione, poi con i passaggi penso che sia uno dei difensori migliori in questo momento in Europa. Nonostante abbia un piede naturale che è il destro, usa bene pure il mancino, insomma, è quel prototipo di difensore moderno che noi spesso abbiamo analizzato e che abbiamo preso in considerazione. Per cui sicuramente quella secondo me è la sua principale qualità. E poi se ti devo dire un contro, che nonostante, ecco, ripeto, le apparenze ingannano, nonostante alla gente è piaciuto considerarlo come questo mostro imponente fisicamente, in realtà non è molto bravo di testa, cioè nel senso non è quel fenomeno che ti prende il 90% dei palloni di testa, se non sbaglio a lui si assesta la percentuale attorno all'80, 81, 82, e quindi è un giocatore che deve lavorare perché comunque con quel fisico non puoi avere una percentuale così bassa. Perché per esempio noi abbiamo in casa Østergaard, no? Che è alto 1,82, però siccome ha slancio, siccome ha quel tipo di personalità, riesce a imporsi sugli avversari. E poi magari ti posso dire, anche nelle intercettazioni ci vuole un po' più di coraggio, perché lui le fa molto bene, però soltanto nella propria tre quarti campo. È molto raro che il giocatore esca di cattiveria sull'avversario, nonostante sia una cosa che sa fare. E quindi, secondo me, la sua carriera si svilupperà soprattutto in base a quanto coraggio ci metterà. Per quanto mi riguarda, i suoi pro principali sono sia legati alle sue caratteristiche fisiche, sia legati alle sue caratteristiche tecniche, ma soprattutto legati all'istinto che ha nel difendere. Cioè, questo giocatore a livello difensivo è veramente difficile da affrontare, perché nei duelli c'ha questa esplosività che lo mette sempre in una posizione di vantaggio. Poi è bravo ad aspettare la prima mossa dell'avversario. Quando sente che l'avversario non l'ha visto, perché magari l'avversario sta di spalle, lui non ci pensa due volte ad intervenire. Quando invece c'è il duello frontale, è molto bravo ad aspettare che l'avversario faccia la prima mossa. E grazie alla sua fisicità, che è molto pesante, questo poi si ricollega a quello che dicevi tu, è molto pesante fisicamente, quindi è difficile da spostare, anzi lui sposta gli avversari proprio con una facilità incredibile. E a livello tecnico invece, usando bene entrambi i piedi, lui ha, come dicevi bene, una grande dote nella fase di impostazione, ma soprattutto nei lanci, che non se lo lascia ripetere due volte. Se vede un movimento di un compagno di squadra in profondità, la lancia alla perfezione. E questo con attaccanti che sono bravi ad attaccare la profondità è oro che cola. Un suo contro, come dicevi tu,
nei duelli aerei non si riesce a far rispettare come dovrebbe. Però secondo me è dovuto proprio al fatto che non ha questa grandissima elevazione. Cioè, mentre Østigard, come hai detto bene tu, è più basso, ma quando salta praticamente arriva in cielo, lui è molto più pesante, quindi quando salta non riesce proprio ad arrivare. Quindi non lo so se è una cosa che potrebbe migliorare con il tempo, anche perché l'elevazione è difficile, devi proprio cambiare come composizione fisica. Cioè, potrebbe migliorare nel tempismo, quindi scegliere il tempismo giusto per saltare, ma purtroppo se non riesci ad arrivare troppo in alto è difficile pure prendere il tempismo giusto sull'avversario. Ti ricorda qualcuno del presente e del passato? Del presente sicuramente Van Dijk, parte anche molto similmente la sua carriera che si fa un giro di vari paesi. Van Dijk era così molto prima di essere sgrezzato, c'è cioè un calciatore che dominava fisicamente solo all'apparenza e c'era molto che doveva sistemare dal punto di vista tecnico e poi è diventato un campione proprio perché gli hanno messo a posto, gli hanno corretto quelle cose che non andavano e secondo me lui è molto molto simile anche come struttura. Effettivamente somiglia a Van Dijk. Quindi se tu dici Van Dijk mi viene in mente Company, Vincent Company. Un voto all'abilità attuale di Dunst, al suo potenziale? Allora, c'è un motivo per cui questo giocatore è sulla bocca della maggior parte degli addetti ai lavori e si è guadagnato un nome nonostante abbia giocato in una squadra che l'Europa non l'ha fatta, non l'Europa che conta quantomeno. Quindi io ti dico che lui parte da un voto che è alto, facciamo 8, perché comunque è stato in un campionato che è complicato contro alcune squadre e ha sempre fatto molto bene. Però non vedo un potenziale altissimo perché, come hai detto bene tu, non ci sono tantissime cose che possono essere migliorate a meno che questo non fa una vita di merda in cui lascia il campo d'allenamento per ultimo e ci arriva pure per primo. Questi tipi di giocatori non esistono più, cioè è raro che tu rimani là e ti vai a sgrezzare quello che devi essere sgrezzato. Quindi non lo so, per me già questo è un ottimo livello perché è un livello alto, però non lo so quanto oltre può andare. Perché quelle che sono le sue debolezze sono delle debolezze che io vedo ataviche e quelle che sono le sue qualità possono essere migliorabili, ma sempre fino a un certo punto, perché sai, già adesso sei il miglior difensore della Ligue 1 come passaggi progressivi, quindi da quel punto di vista è difficile migliorare a meno che non diventi Modric. Dal punto di vista aereo mi completi il 60% dei duelli aerei, magari puoi migliorare, ma cosa succede? Passi al 70%, quindi sarebbe incredibile. Non è che mi diventi il miglior difensore di testa, quindi comunque io trovo complicato per lui migliorarsi, a meno che, ripeto, non svolga un lavoro intenso. Per questo motivo ti dico 8 e mezzo. Io ti direi un 7,5 alle abilità attuali e un 9 al potenziale. Ti spiego anche il perché. Come hai detto bene tu, a livello individuale, anche perché non ha tanti punti deboli, a parte questa questione dei duelli aerei difensivi, perché poi in fase offensiva, quando deve staccare di testa e segnare, lo fa pure abbastanza bene. Quello che secondo me potrebbe farlo migliorare sono i club in cui andrà a giocare. Secondo me la sua scelta determinerà la sua crescita. Perché un giocatore, dal mio punto di vista, quando a un certo punto arriva che non può migliorare oltre a livello individuale, l'unico modo che ha per fare quel passettino in più è attraverso il lavoro di squadra. Cioè, per dirti, Kim, che è passato dal Fenerbahce al Napoli, ha avuto un'esplosione incredibile a livello pure individuale, soprattutto perché la sua squadra che l'ha preso, cioè il Napoli, l'ha fatto giocare in un certo modo. Però non è che in un anno può diventare così tanto forte a livello individuale. È diventato più forte a livello di intelligenza tattica, di intelligenza di squadra. Quindi la stessa cosa potrebbe capitare a Danzo, in base alla scelta che farà del club in cui andrà a giocare. Che per esempio, se va a fare il difensore centrale in una squadra che vuole giocare molto con la palla dal basso, oppure vuole pressare molto alto,
e quindi devi tenere quella linea difensiva alta, tu ti svilupperai e giocherai in un certo modo. Se invece vai a giocare in un'altra squadra che vuole fare un calcio un po' più liquido, quindi tu sarai sia propenso ad andare avanti che a scappare all'indietro, giocherai in un altro modo e svilupperai altre caratteristiche. La stessa cosa se capiterà se andrai a giocare in una squadra che magari fa con la catenaccia e contropiede e quindi non svilupperai magari l'anticipo, oppure non svilupperai molto i duelli uno contro uno, svilupperai di più il posizionamento, la copertura. Quindi soltanto attraverso le scelte che adesso farà Danzo potrà crescere, perché come hai detto bene tu, a livello individuale non ha tante pecche, è veramente completo come difensore e deve soltanto scegliere bene e fare quello che alla fine ha fatto fino ad adesso, perché cioè, lui ha 24 anni, comunque ha già giocato in Bundesliga, ha giocato in Premier League, vabbè non ha giocato, però è stato in Premier League, è stato in Ligue 1. Quindi comunque ha fatto un po' di esperienza e così è cresciuto finché non è arrivato a questo livello. Quindi, per esempio, su di lui c'è anche il Napoli. Per esempio, se venisse a giocare nel Napoli potrebbe migliorare parecchio in alcune caratteristiche che magari in questo momento non ha ancora ben sviluppato. Ragazzi, voi cosa ne pensate di Kevin Danzo? Fatecelo sapere nei commenti. Non ci resta quindi che aspettare. Come al solito sarà il campo a parlare e il tempo ci darà tutte le risposte.